Assessore Paola Cianci, un'iniziativa a Vasto Marina di pulizia della spiaggia, un bel segnale per la città di Vasto. Sì, un bel segnale, e questa non è la prima iniziativa organizzata dal gruppo Io non resto a guardare, sono state tante in questi anni le manifestazioni promosse per dare un segnale alla città di sensibilizzazione contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. L'iniziativa si è svolta a Vasto Marina, ma anche su altre spiagge della nostra città come Casarza, Trave, San Nicola, e non posso far altro che ringraziare in qualità di assessore all'ambiente Daniela Spagnoli, Lorenzo Duco del gruppo Io non resto a guardare, il consorzio Vivere Vasto Marina, Loredana Di Nunzio e tutte le persone, i cittadini che si sono uniti in questa giornata splendida, dove sicuramente l'idea di una città più pulita e curata, a partire soprattutto dalle buone pratiche che tutti noi dobbiamo rispettare e promuovere, sarà arrivata al cuore di tutte le persone. Un ringraziamento speciale anche alla Pulcrambiente, che non si fa mai trovare impreparata nel dare il proprio supporto, ha fornito in questa giornata le buste e i guanti per poter operare in massima sicurezza. Ancora grazie di cuore a tutti quanti. Lorenzo Duco, a Vasto torna Io non resto a guardare, un'iniziativa di pulizia delle spiagge, avete coinvolto tantissime persone, tanti ragazzi, un ottimo risultato. Sì, purtroppo la pandemia in quest'ultimo periodo ci ha impedito di organizzare eventi e quindi siamo tornati con questa nuova iniziativa e siamo riusciti per fortuna a pulire 3 spiagge, e quindi una buona parte della zona SIC di Vasto Marina, zona Trave e Casarsa. Devo dire che rispetto a 2 anni fa la situazione è notevolmente migliorata, soprattutto sulle dune. La cosa che più ci ha reso felici oggi è la partecipazione di tutte queste persone e soprattutto di tutti questi ragazzi, di tutti questi bimbi, che sicuramente diciamo, rende questo evento ancora più significativo dal punto di vista sociale. Un'iniziativa che riproporrete sicuramente anche nei prossimi anni? Sì, tutte le nostre iniziative sono sempre precedute da sopralluoghi, ovvero da segnalazioni. Per cui nel momento in cui ci rendiamo conto della necessità di intervenire, non aspettiamo altro tempo e cerchiamo subito di attivarci. Quindi chiunque abbia delle segnalazioni da sottoporci può comunque contattarci sui canali social e troveremo il modo di organizzare un evento sicuramente.